Allora, intanto grazie davvero di darci questo spazio di tempo a persone che hanno voglia di incontrare anche una realtà molto diversa da quella locale, da quella in cui in genere vi trovate. È sempre bello per noi, tanti o pochi che siamo, poter parlare di queste cose ad altri pubblici. Poi è bello anche, è capitato, e alcuni presenti in sala lo sono, ritrovare allievi, ex allievi che sono passati per la Scuola Vaticana di Biblioteconomia e da cui nasce, è nato anche questo libro. Io volevo partire con una domanda che mi sono scritto. Mi sono scritto diverse cose perché se no mi perdo, quindi abbiate pazienza, quando siete stufi alzate la mano, non fatelo subito perché mi perdo immediatamente. Ma voi potreste domandarmi questa cosa, ma voi in Vaticana, al di là della scuola di biblioteconomia, che appunto qualcuno di voi conosce, che è un luogo di formazione ormai da quasi 100 anni, un'ottantina d'anni, e quindi produce materiali per la scuola, ed è un servizio che la Biblioteca Vaticana fa. Ma voi, Biblioteca Vaticana, non avete altro da fare che scrivere un manuale di storia delle biblioteche? Cioè, con il patrimonio che abbiamo, che dobbiamo conservare, con i temi che corrono, e alcuni sono già stati toccati, i temi che corrono sulle biblioteche oggi, come poterle salvare, come poterle mandare avanti nel tempo, che prospettiva dare a queste istituzioni, ma perché una storia delle biblioteche? Soprattutto la contraddizione è che ci fermiamo a 4 secoli fa, questa storia copre dall'antichità fino al primo 500. Qualcuno ha già detto, e il resto perché non l'avete fatto? Capirete perché. Ma no, la faccio breve, giuro. La domanda non è banale, cioè me lo sono domandato anch'io. Perché fare una storia delle biblioteche oggi, in un momento in cui ci accorgiamo tutti che il mondo delle biblioteche, qui ci sono professionisti che lo sanno meglio di me, è cambiato tantissimo. È già stato detto, ma lo ripeto. Non so quanti di voi e perché frequentate una biblioteca e credo che le ragioni siano varie. Tutti sappiamo però che soprattutto nei decenni, e noi lo diciamo nel settore, negli ultimi 3-4 decenni, il mondo delle biblioteche è cambiato tantissimo. E ve lo dice uno che non è arrivato bibliotecario, ma è finito in una biblioteca perché era un filologo, e in una biblioteca come la Vaticana ci vogliono anche i filologi, poi pian piano devono imparare a diventare bibliotecari. Ed è stato uno sforzo per me, perché venivo da studi filologici e paleografici. Per esempio, nei primi anni 80, fino ai primi anni 90, per tutti gli anni 80, è nata l'idea di una biblioteca legata al territorio. Una biblioteca fatta di servizi. Quando sono arrivato io in Vaticana, la biblioteca, le biblioteche storiche erano fondamentalmente dei contenitori di libri che venivano gestiti in favore degli studi. Si andava in biblioteca per leggere o per studiare. Se pensiamo a quello che le biblioteche sono adesso, ci rendiamo conto che è cambiato il mondo. Le biblioteche dagli anni Ottanta hanno preso coscienza anche del loro valore sociale. Su questo si è sovrapposto, e potremmo fare una storia lunghissima perché in questi anni veramente sono cambiate tante cose, e su questo si è sovrapposto il problema è il tema della tecnologia che ha cambiato radicalmente il modo di gestire le biblioteche. Oggi senza tecnologia le biblioteche non si gestiscono, ma anche banalmente un catalogo, non c'è più niente di stampato, si salta la corrente, siamo senza catalogo. Ecco, non è un dato negativo, è un dato. Oramai biblioteche senza tecnologia non esistono. E non è solo una questione di conservazione, ma anche di produzione di dati. Una volta una biblioteca conservava dei libri, oggi una biblioteca conserva libri, produce dati, produce immagini. Diventa un operatore, non solo un gestore di elementi materiali, ma diventa un gestore di elementi virtuali, soprattutto le grandi biblioteche. E pensate questo cosa vuol dire nell'età delle fake news? Che cosa può rappresentare tutto questo come biblioteca, anche come coscienza morale del bibliotecario? Negli ultimi anni è cambiato il modo di concepire la cultura. Se
se passiamo dal libro a internet, è vero che tutti siamo, che se siamo qui siamo tutti appassionati di libri, no? E ditelo ai ragazzi più giovani, se sono capaci di leggere ancora un libro e come lo leggono. E troverete delle risposte incredibili, ci sono ragazzi appassionatissimi di libri, ragazzi che non aprono più neanche un libro, non sanno più neanche che cos'è un libro. Ecco, e discussioni infinite sul fatto che i libri, se i libri ci saranno o no, tra qualche anno. Magari fino alla mia generazione, fino alla loro generazione dopo, ci saranno ancora i libri di carta? Chi lo sa? Siamo in un guado. Da luoghi prevalentemente di studio a istituzioni che erogano servizi educativi, erogano dati, erogano fotografie. Oggi, dicevo prima col vostro direttore, in Biblioteca Vaticana si può anche non venire pur vedendo manoscritti. Basta aprire internet, c'è il sito della biblioteca, non si sente? È meglio così? Sentite perché accendo, Io non ho una gran voce, ma hanno messo in biblioteca per questo. Dicevo, adesso mi sentite meglio? Oh, meno male, sono contento. Dicevo, siamo un quadro. Da luoghi prevalentemente di studio sono diventate istituzioni che erogano servizi, ma anche erogano dati. E li producono, nel senso che fisicamente non produciamo solo più carta, ma anche materiale virtuale. Ed è la storia che ho visto anch'io in Biblioteca Vaticana. Però questo comporta anche un problema economico. Produrre dati, conservare libri, costa. È un dato reale questo, eh? Dobbiamo tenerne conto. Nascono biblioteche o crescono biblioteche a più velocità. C'è chi riesce a stare dietro a questi ritmi e c'è chi non ci riesce, e mica per colpa sua, deve inventarsi qualcos'altro. C'è una creatività, girando le biblioteche grandi e piccole, facendo visite con gli studenti, eccetera, mi rendo conto che da questo punto di vista c'è una creatività nel reinventarsi che è bellissima, che è frutto di una cultura, che è frutto del fatto che abbiamo una coscienza profonda in Italia che le biblioteche hanno un valore culturale insostituibile. In questo senso, in questo modo, ha senso scrivere una storia di biblioteche del passato? Guardate, non è una domanda, siamo d'accordo che la risposta può essere anche facile, ma è una domanda che bisogna farsi. Le giovani colleghe che ho di fianco, che mi hanno aiutato, poi vedremo come rapidamente, ad allestire questo libro, sanno che io all'inizio ero piuttosto perplesso. Non ero convinto di scrivere una roba del genere, soprattutto di scriverla da solo, sia dal punto di vista generale, ma come si fa a fare una sintesi di una cosa di questo tipo? Ci sono tantissimi studi, dal punto di vista scientifico si è andati molto avanti nella conoscenza delle storie delle biblioteche del passato remoto, cioè dell'età antica, ma anche dell'età medievale, rinascimentale. C'è tanto materiale in mezzo agli studiosi che la gente non conosce. Però bisogna fare anche uno sforzo di sintesi. La cosa pian piano mi ha convinto, e mi ha convinto proprio perché è diventata comunitaria, collettiva, come si diceva prima. Mi spiego meglio. Raccontandovi un po' come è nato questo e quali obiettivi ci siamo proposti. Certo, l'obiettivo più semplice era quello che ricordavamo prima con una nostra allieva di questi ultimi anni. Dovevamo fornire, io ero partito, sono una ventina d'anni che insegno alla scuola di biblioteconomia, storia delle biblioteche. Per i bibliotecari è ovvio, no? Ci vuole, bisogna saperlo. E come la insegnavo? Non è che noi abbiamo degli schemi, tanto quello che loro devono imparare a scuola è fondamentalmente imparare a catalogare, imparare a gestire una biblioteca, la storia serve per dare loro degli orizzonti. Allora, siccome mettevo in campo le cose che sapevo, un po' di antichità, vengo dall'antichistica, la storia delle biblioteche medievali, mi occupo di manoscritti e facevamo un piccolo quadro, una serie di interventi con appunti, con. A un
Ad un certo punto mi sono reso conto che questa serie di interventi che facevo, di quadri di lavoro da secolo a secolo, fino a un certo punto, fino a quando il tempo me lo permetteva, le ore disponibili, avevo un filo. Poi è successa una cosa, molto interessante. Mi è venuta a fare l'esame una ragazza che si chiama Stefania Laudoni, che è adesso una buona professionista in un ente di Stato, che aveva problemi di sordità. E mi ha detto, senta professore, ho fatto l'esame, fatto benissimo, e mi dice, senta professore, posso darle una cosa? E mi ha regalato il suo sforzo di un anno. Cioè lei si è registrata tutte le mie lezioni di quell'anno lì, le ha trascritte tutte e le ha confrontate con i suoi appunti. Io ho passato l'estate a sfogliare quel libro e dire, mamma mia, ma sta ragazza ha fatto un lavoro pazzesco. Cioè, io non l'avrei fatto, ma anche a mia età non l'avrei fatto. E questa cosa mi è rimasta un po' così, poi c'erano altri colleghi che dicevano, insomma Antonio forse uno strumento lo potresti anche fornire. Poi è successa un'altra cosa ancora, gli strumenti che abbiamo seppellito tutti, i 6 telefonini. I ragazzi di adesso non prendono più appunti, siamo sinceri. Fanno fotografie al monitor che hanno davanti con la slide e registrano. E se ne vanno a casa con sta roba. E ci fanno quello che ci riescono a fare. Questa cosa a me faceva un po' impressione. Poi alcuni avevano cominciato a trascrivere un po' le cose come dicevano loro. Girava della roba così un po' piratesca, un po' così. E poi è arrivato un gruppo di ragazzi di un'annata particolare, ci sono anche le annate fortunate in un certo modo, annate fortunate in un altro, ci sono anni in cui spuntano gente che fa un sacco di paleografia, anni in cui questo gruppo mi dice, professore, ma perché non facciamo una cosa insieme, non facciamo un seminario sulla storia delle biblioteche? E allora ci siamo inventati di recuperare quel libro, che tra l'altro era in formato elettronico, quindi potevamo utilizzarlo tranquillamente, di quell'allieva che aveva problemi di sentirmi, ecco, anche voi avete dimostrato questa cosa, e allora abbiamo detto partiamo da lì, prendiamo un paio di altri giri di registrazioni, ne abbiamo trovate diverse, per la verità, tutte piratesche, e mi sono accorto che chiacchierando dico qualsiasi tipo di cosa e certe volte senza tanto controllo, e ci siamo divisi gli argomenti. Quella decina, quindicina di temi che io trattavo durante l'anno, ognuno del gruppo di lavoro se l'è preso in mano, gli è stata data bibliografia un pochettino per approfondire, gli è stato dato, si sono presi appunti, hanno fatto cose, eccetera, eccetera, e alla fine di un'estate mi sono arrivate una serie di cose scritte. E la cosa che mi ha sorpreso, la prospettiva che mi ha sorpreso era che tutto sommato mi ci trovavo. C'erano delle enormi sproporzioni. Cioè ognuno di noi aveva cercato di fare sintesi da qualche parte. Io mi ero preso la parte metodologica, chi si era preso l'umanesimo, chi si era preso l'antichità e chi altri per l'età medievale, eccetera, eccetera. Ho cominciato a lavorarci anch'io, cioè a cercare di suggerire a ciascuno di rendere più omogeneo possibile il lavoro che ognuno aveva fatto, mettendoci anche un po' del suo. Dal punto di vista tecnico siamo andati un po' sulla linea che in Inghilterra amano molto, che si chiama il sistema delle review. Cioè invece di fare gli approfondimenti continui e arrivare a spaccare il cappello in 32, una buona pratica scientifica è anche quella ogni tanto di fare quadri, di mettere insieme un po' il tutto, di vedere se questo tutto tiene, oppure se. Quindi anche un'operazione scientifica di buonissimo tono, di buonissimo livello. Ecco, questo gruppo di lavoro è stato importante per me. Io non ci credevo all'idea di fare una storia delle biblioteche, ma con che faccia? Cioè, lavoro alla Vaticana, ci sono 180.000 manoscritti, mi metto a fare la storia delle biblioteche, insomma, ci vuole una certa dignità. Fatto invece così, insieme, condiviso insieme, è diventato un momento di veramente un momento costruttivo. Vado veloce, non voglio portare via tempo a loro, che così mi diranno anche alcuni aspetti che abbiamo approfondito. Qual è il metodo adottato? Il metodo è quello storico-filologico, naturalmente, come si dice,
diceva prima, non vuole essere uno strumento scientifico, vuole essere uno strumento di alta divulgazione, come si dice adesso, con dei quadri che possono servire di base agli studenti della scuola e a chi vuole approfondire alcuni temi di storia delle biblioteche, come erano le biblioteche romane piuttosto che quelle greche, piuttosto che quelle dei monasteri dell'Alto Medioevo, c'è un quadro di fondo e un po' di bibliografia. Si è dovuto fare cioè una sintesi, non semplicemente giustapporre. Vi ricordate quando è arrivata la Francesca Mugnano, non è presente oggi, tra loro ridono ancora, perché c'era gente che è arrivata con 25 fogli, no? Questa aveva talmente tanto materiale che aveva 100 pagine. E tutti lì a dire adesso come facciamo, come le diciamo a questa poveretta che ha fatto una sintesi di 100 pagine a ridurla a 20, no? E ci siamo riusciti. E lei ci è riuscita, perché poi fare sintesi è interessante, ma non è che avesse, fosse troppo analitica lei, il problema è che bisogna, quando si ha tanto materiale bisogna fare delle scelte. Il metodo adottato è quello storico-filologico, cioè noi non abbiamo fatto una storia delle istituzioni. Nel VIII secolo c'è questa cosa, nel IX secolo c'è quest'altra biblioteca. No, questa cosa non l'abbiamo fatta. Abbiamo cercato di fare una narrazione che vorrebbe entrare nel dinamismo tipico di tutte le biblioteche tra produzione, cioè i libri che vengono prodotti, conservazione, i libri come vengono, e i dati storici per un archivio, come vengono quei documenti, come vengono conservati, e fruizione, cioè chi va e chi studia questo materiale nel tempo. Cioè abbiamo fatto, tentato, con gli sforzi che potevamo avere, con le possibilità che abbiamo, non solo di vedere, di fare una panoramica di ciò che è come dire, staticamente avvenuto nei tempi, ma di far entrare le biblioteche nella storia culturale dei vari secoli. È un tentativo, non è neanche la finalità. È stato detto, questo devo ammettere, è vero, un libro che non c'era. È vero, perché poi mi sono andato anche a confrontarmi con certi miei colleghi professori, perché mi sembrava un po' presuntuoso partire così e buonanotte. E qualcuno mi ha detto, no, però non puoi fermarti al 500, devi arrivare al 900. Sì, e quando ci arrivo al 900? Tra 20 anni, no? Con quali altri studenti, con quali altri? Io insegno questa cosa così, la propongo così. Però non ho un manuale di riferimento, ho una serie di bibliografie da dare loro, è troppo poco. Mi sono reso conto nel tempo che quelle indicazioni che davo a studenti preparati 30 anni fa o 20 anni fa in un certo modo adesso non vanno più bene. Gli studenti all'università studiano in una maniera diversa e devo tenerne conto, perché altrimenti non gli passa niente, non posso pretendere che si adattino al cervello di uno che comincia ad andare avanti con l'età. Devo dargli gli strumenti e questo strumento non c'era. Per poter avere delle sintesi decenti abbiamo dovuto darci dei limiti precisi, cioè loro lo sanno, ci siamo, no, questa cosa non la diciamo, ma perché il professore è interessante, no, perché andiamo troppo in là, perché ci disperdiamo. Invece cercare di fare qualche cosa che abbia la scelta per uno storico, per un filologo, è un'operazione anche scientifica. Limiti cronologici, limiti geografici. Le origini remote ci servono perché vogliamo mettere il perché di fondo sono nate determinate istituzioni tra il mondo della Mesopotamia, Roma, no, la Grecia e Roma e il mondo ebraico. Perché è nato questo discorso? Perché l'uomo ha deciso di raccogliere libri, materiali, documenti e farne conservazione in un certo modo. Ci serviva come fondo, ma ci serviva anche con l'idea che la cultura si trasmette e parte da un punto e arriva da un'altra parte. C'è questo discorso dinamico che ci interessava. Per esempio, perché vi siete fermati al primo 500 e non al 1450 quando nasce la stampa? Cioè la stampa cambia tutto, sì la stampa cambia tutto, ma nel 1450 non è successo niente. Prima di arrivare a vedere qualcosa di serio per la stampa bisogna arrivare a metà del 500, quando veramente le biblioteche cambiano. Se fossimo stati un pochettino più forti avremmo detto finiamo il Concilio di Trento, perché col Concilio di Trento cambia veramente tutto. E questo tanto per darvi un'idea, non è stato semplice neanche definire
Allora abbiamo fatto come quei film, no? Si sfuma alla fine. Potremmo arrivare là, ci fermiamo a un certo punto. E va bene. Limiti geografici. Abbiamo messo al centro l'Italia. Voi dite perché? Perché siamo italiani? No, non solo. Perché voi dovete pensare, per darvi un'idea concreta di cosa vuol dire il rapporto tra l'Italia e il libro, che un terzo di tutto il patrimonio manoscritto all'occidentale, e non solo, che c'è al mondo sta in Italia. Un terzo del patrimonio librario manoscritto che ci viene dal mondo più antico, tra antichità e medioevo, sta in Italia. Ma non perché siamo più bravi o meno bravi, perché li abbiamo conservati o no, perché l'Italia ha un rapporto particolare col libro e determinati tipi di dinamiche si capiscono studiando la storia culturale italiana meglio che altre storie culturali. Può andare bene anche la Germania, ma si parte dall'anno 1000. Ma non perché i tedeschi siano ignoranti, semplicemente perché hanno cominciato ad usare certi strumenti dopo. E funziona così, allora non possiamo partire dall'anno 1000. Però dobbiamo andare. L'Italia in questo ha una sua continuità, che vuol dire anche lentezza, che vuol dire anche fatica di rinnovamento, di movimento, ma con il libro e con le biblioteche ha una storia sua che aiuta a capire anche altre dinamiche. Tanto così, con un po' di rigore, questo non significa che non ci siamo occupati, che ne so, e poi ci siamo accentrati ovviamente per questioni di partito, diciamo così, alle biblioteche dei papi. Vengono a studiare la Biblioteca Vaticana, non gli racconti la storia della Biblioteca dei Papi, un po' da stupidi, no? E anche perché rappresentano dei tentativi o delle istituzioni che durante il Medioevo e il Rinascimento hanno fatto da punto di riferimento a tantissime altre istituzioni. E vabbè, non posso scendere tanto nei particolari, però per dirvi, la biblioteca che i papi hanno costruito, che la curia ha costruito ad Avignone in quei 70 anni di distanza da Roma, è la più grande biblioteca del tardo medioevo di tutta l'Europa. Ed è stato un esperimento di biblioteca eccellente, tra i più belli di tutto il medioevo. Io in un ambiente, in un posto, in una situazione che in genere gli storici guardano un po' così, tanto per darvi un'idea. Così, studiando e lavorando sulle e nelle biblioteche, abbiamo capito, ed è stato già detto e lo sottolineo anch'io, che alcuni fenomeni e caratteri essenziali delle biblioteche, che fanno parte della struttura di base delle biblioteche anche in età recenti, si sono posti già tanti secoli fa. Faccio un elenco brevissimo, un po' per gli addetti ai lavori, per far vedere che lavoriamo in biblioteca. Conservazione e fruizione. Cioè, come si fa a trasmettere un testo da una generazione all'altra o delle conoscenze da una generazione all'altra lavorando in biblioteca? Il pubblico e i prestiti. I prestiti non hanno mica inventati le leggi bibliotecarie del 1800, non lo so. Si usava prestare i libri anche nel pieno XIII secolo. Ci sono storie divertentissime da questo punto di vista. I frati che girano hanno bisogno di libri per fare le prediche e vengono prestati dai loro conventi, restano ad usum, fino a quando il frate gira, poi dopo li deve restituire e si inventano dei registri per fare tutto questo. Ecco, questi meccanismi ci aiutano a capire le ragioni di fondo di determinate scelte di servizio. La necessità o meno della consultazione diretta, che oggi è un serio problema. C'è sempre stato un problema che ci trasciniamo dalla vita. Come si fa a dare i libri a tutti gli appartenenti a una sola istituzione? Se tutti se lo portano, se uno si porta nel suo studio un libro, gli altri non ce l'hanno. Come funziona? Il problema si è posto sempre. Altro problema, il rapporto tra istituzioni librarie e vita collettiva, vita pubblica e politica. A un certo punto nel Rinascimento sentiremo, qualcuno dice, è lo Stato che si deve occupare delle biblioteche. Non possono farlo solo determinate istituzioni o enti, anche pubblici, ma non politicamente sostenuti, o comunque con una prospettiva diversa da quella della vita collettiva. La funzione di certi strumenti, il catalogo. Le biblioteche si misurano tanto sui cataloghi oggi,
anche nell'undicesimo secolo, perché solo oggi? Funziona sempre così. Per trovare i libri bisogna catalogarli, se no non si trovano. Certo che oggi sono centinaia o migliaia o milioni, ma voi pensate che trovare un testo dentro 50 o 60 codici dell'undicesimo secolo fosse più facile? No, era più difficile, perché dentro un codice dell'undicesimo secolo ci stavano anche 100 testi dei nostri. Un codice poteva tenere mezza fila di quei libri lì, e bisogna trovarli. Il sistema del catalogo è un problema delle biblioteche. I bibliotecari, la figura del bibliotecario. Abbiamo cercato di cogliere tutte queste cose non in astratto ma in concreto. Ne è venuto fuori un libro che è uno strano libro, senza fotografie. Dice, ma che tristezza, oggi non ti mette le fotografie. Perché questo non ha fotografie? Perché c'è un sacco di rimandi a siti attraverso i quali le fotografie ve le potete trovare voi, per esempio. Cosa significa questo? Significa che se io metto le fotografie di tutta la roba che ho messo lì dentro, il libro mi diventa, come diceva il direttore prima, un'enormità, costa un sacco di soldi e non lo compra nessuno. Se invece vi dico, guardate, andate a cercarli dentro internet che trovate di tutto, a questo punto a me le fotografie non servono. Risparmio qualche cosa e il libro costa meno e va bene per gli studenti. Perché un libro di carta? Ci abbiamo discusso anche su questo. Abbiamo detto, ma conviene fare un libro cartaceo? Perché non fare un libro totalmente elettronico? Il mio vice prefetto, che è anche il capo del quello che si occupa dell'editoria, mi ha detto, ma senti, ma un manuale deve essere una cosa che sta nelle mani, bisogna sottolinearlo, se no non è più un manuale. Poi abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo messo su un manuale provvisorio, l'abbiamo dato agli studenti dell'anno dopo, che ci hanno maledetto abbondantemente, e abbiamo fatto studiare per 2 anni, abbiamo visto se funzionava o no. Cioè ci siamo un po' dati da fare da questo punto di vista in termini molto pratici. Ecco, tanto per darvi un'idea di alcune cose, vado alla conclusione e torno alla domanda iniziale. Un'ultimissima precisazione, parlo ancora 4-5 minuti, se avete pazienza. Se queste realtà di trasmissione del sapere o dei saperi venissero studiate solo come istituzioni, è un ragionamento che vi ho fatto anche prima, la ricostruzione ci siamo accorti che diventerebbe statica. È come se studiassimo le repubbliche una alla volta, indipendentemente l'una dall'altra, con le loro funzioni di tipo istituzionale. Avremmo una rigidità. Se invece le inseriamo in queste istituzioni librarie, in un discorso di storia degli studi, ci accorgiamo intanto che capiamo meglio tutta una serie di fenomeni e poi capiamo una cosa, che è per questo che queste istituzioni sono durate, ne sono nate tante, ne sono morte molte, ma l'idea di una biblioteca, della biblioteca, della raccolta dei libri o dei documenti, se un archivio o comunque questi tipi di istituzioni resistono. Perché alla fine hanno un rapporto dinamico con la cultura e se noi non cogliamo questo rapporto dinamico le isoliamo, sia come studiosi che come operatori, per esempio. Ecco, abbiamo tentato nel nostro piccolo di cogliere alcuni di questi dinamismi storici e abbiamo anche avuto molto piacere di raccontare. Concludo tornando alla domanda iniziale. Ha senso studiare e scrivere la storia delle biblioteche in questo passaggio storico delle biblioteche? Noi stiamo passando da una serie di forme, di tipologie di biblioteche. Guardate questa qua, questa è una biblioteca certo, ma ci si fa anche altro. E si fanno tutta una serie di cose che sono inerenti alla biblioteca. Ecco, in questo passaggio ha senso. Ci siamo resi conto piano piano, l'abbiamo sperimentato, ecco, alcune cose potevamo essere convinti, ci siamo convinti di più. Ci siamo accorti, e soprattutto questo vale per la formazione dei futuri bibliotecari, che questa dimensione storica dà profondità e allarga le prospettive del presente. Poi ve lo spiego meglio. Cioè non è una questione di la storia è maestra di vita, quindi impariamo da loro cosa si fa o cosa non si fa.
Sì, c'è anche questo elemento, ma sapete, c'ha ragione il vecchio professore di mio fratello, uno storico della Chiesa molto in gamba, che ripeteva un motto, un gesuita, che ripeteva un motto di Gramsci: la storia è maestra di vita ma ha pochissimi allievi. Per cui, no, non volevamo solo fare una bella morale, volevamo dire un'altra cosa. Avere la possibilità in un momento di passaggio così di aprire gli orizzonti, di non sentirci in mezzo ad un guado da soli, c'è un prima e ci sarà un dopo. Secondo il noto, come dire, la nota considerazione che non c'è un futuro senza un passato, altrimenti ci si chiude nel presente, in un presente che sembra così parcellizzato. La biblioteca tale fa questo, la biblioteca tal'altra fa quell'altro, quella trova determinate soluzioni, questa... ci chiudiamo nel presente, il futuro qual è? Il passato qual è stato? C'è sempre stata questa storia, perché? Guardate, ho avuto, e chiudo così, ho avuto un'esperienza bellissima il 29 di agosto scorso, abbiamo organizzato in Vaticana un satellite dell'IFLA, guarda, che cos'è sta roba? L'IFLA è l'istituto dell'Associazione delle Biblioteche del Mondo, che ha voluto fare un convegno a Latere, il convegno principale a Roma, perché si festeggia quest'anno i 90 anni della fondazione di questa grande istituzione mondiale che raccoglie biblioteche di ogni genere e tipo. Infatti ci siamo trovati, l'idea era: visitiamo la Vaticana, che è stato uno degli enti fondatori, e facciamo un convegno sulle prospettive della professione del bibliotecario nel futuro. Ci hanno chiesto, come scuola di biblioteconomia, di presentare loro due cose: come è nata la scuola di biblioteconomia e come funziona, e come è nata l'IFLA alla fine degli anni 20, nella metà degli anni 20. E due bravi professori nostri hanno fatto buone relazioni, e va bene, noi eravamo contenti perché ci hanno un po' sfruttato, abbiamo lavorato un po', abbiamo tirato fuori dei dati. C'era gente che veniva dal Canada, come dalla... una trentina di persone, dal Canada, come dal Sudafrica, come dall'India, come dalla... cioè una cosa impressionante, parlavano tutti inglese, beati loro, degli inglesi terribili, vabbè, pazienza, ci hanno detto una cosa, noi abbiamo fatto queste due relazioni iniziali, ci hanno detto: certo che voi avete una profondità, ce l'hanno detto loro, capite? Voi avete una profondità. E questo è importante, ci rasserena molto dal punto di vista del futuro. È chiaro che portare addosso questa profondità, vale per il bibliotecario, vale per la cultura in Italia in generale, pesa. Può diventare un carapace che ci chiude dentro noi stessi. Ma è comunque una ricchezza. Chi ci guarda da fuori? Guardate, la cosa che mi ha fatto più impressione è il dinamismo di queste persone. Sono dinamiche, sono giovani, anche se hanno la mia età, perché vengono da civiltà recenti, moderne, veloci, piene di iniziativa. Non hanno, sentono la necessità della profondità. È sorprendente questa cosa. Questa cosa ha veramente, secondo me, un futuro. Anche per le nostre riflessioni, e forse per questo che abbiamo avuto questa idea bestiale di scrivere una storia delle biblioteche. Grazie. Grazie, adesso siete messi d'accordo con me. Sì. Allora, noi abbiamo deciso due cose: di farvi assaggiare qualcuna delle notizie che abbiamo raccolto in sintesi per l'antichità, in modo tale da farvi vedere il quadro di fondo. E abbiamo scelto, e lo farà Alessandra Mazzuffone, che adesso è borsista in una importante e assolutamente innovativa biblioteca di Roma, cioè quella della LUIS, sì, che è una biblioteca assolutamente non storica. Decisamente, non universitaria. Esatto, universitaria. E poi Francesca Cuzzi, che ha avuto, bisogna dirlo, ha avuto la pazienza di star dietro a me, che ho 100.000 altre cose da fare, e quindi mi ha tampinato e mi ha indigato in qualche modo, facendo molto lavoro anche di segreteria nel mettere insieme il lavoro di tutti,
che si è occupata soprattutto del Rinascimento, dell'Umanesimo, e lì possiamo fare qualche sintesi su una parte approfondita. Grazie professore, grazie sia per la parola sia per l'occasione che ci ha offerto con questo progetto. E io voglio iniziare, appunto vi farò un riassunto, un po' chiacchiereremo sulla parte dell'antichità. Io mi sono occupata appunto dalle origini fino al tardo antico. E voglio iniziare proprio da una domanda che ha posto lei poco fa. Perché l'uomo ha deciso di raccogliere documenti e conservarli in un certo modo? Allora, mi piaceva iniziare con una citazione di un vescovo del 790 d.C. che cita così, per bibliothecam homo designatur. Dunque, Eterio appunto ricorreva a questo paragone quasi a fare della biblioteca un'entità animata e dell'uomo un'entità bibliomorfa. Ecco, Eterio scrive questa frase in un discorso molto complesso su un'eresia, ma io ci ho visto altro, insomma. Tale affermazione denota anche l'alto valore innanzitutto attribuito ai libri in un'epoca lontanissima dalla nostra. E poi corrobora anche un po' la nostra idea, che si evince anche dall'introduzione del libro, corrobora la nostra idea di come la biblioteca sia un organismo che cresce e si sviluppa parallelamente alla civiltà e di come appunto la civiltà vada di pari passo con lo sviluppo di raccolte di testi, di volumi, di documenti, che sono la testimonianza e l'espressione stessa della cultura che li ha prodotti. Allora, per indagare la storia delle biblioteche più antiche siamo supportati esclusivamente da fonti di carattere archeologico. Le prime notizie su raccolte di scritti avvicinabili a quelle che possiamo definire biblioteche o archivi arrivano da quei luoghi da cui hanno avuto origini le civiltà più antiche, tra le civiltà più antiche, quali la Mesopotamia e l'Egitto, dove appunto furono condotti i primi esperimenti di scrittura su tavolette d'argilla. Uno dei ritrovamenti più importanti per l'antichità risale al 1975, quando un gruppo di archeologi italiani, durante lo scavo dell'antica Ebla in Siria, tra le rovine del Palazzo Reale trovò la biblioteca, indicata come grande archivio, un ambiente con scaffali alle pareti, all'interno del quale furono rinvenute 17.000 tavolette d'argilla intere e in frammenti. Ora, la maggior parte di questi documenti conteneva ovviamente documenti amministrativi. La collezione di Ebla era significativa, ma per consultarla bastava scorrere le tavolette poste sugli scaffali. Quando poi le raccolte di testi si ingrandirono, ovviamente la consultazione si fece più difficile e quindi già nel mondo sumero iniziarono ad essere allestiti i primi cataloghi. I primi esempi di catalogazione di tavolette provengono da Nippur, nell'attuale Iraq, e da Attusa, in Turchia. A Nippur sono state rinvenute due tavolette databili al 2000 a.C., contenenti elenchi di testi di carattere librario. Questi elenchi non erano ordinati, ma già appunto questo mostra un passo in avanti verso l'organizzazione di una collezione. Ad Attusa invece furono trovate alcune tavolette che sulla superficie inferiore recavano incise delle righe di scrittura, quasi una sorta di colofon, una avente funzione di frontespizio. E ovviamente si tratta di un'innovazione importante, stiamo parlando appunto del 2000 a.C. A Ninive poi, in Iraq, nell'attuale Iraq appunto, nel Palazzo Reale, è stata rinvenuta la prima biblioteca organizzata in modo sistematico in Mesopotamia. Migliaia di tavolette datate al VII secolo a.C., contenevano appunto scritti di vario genere, sono state trovate poste all'interno di vasi di terracotta, ordinatamente allineati su scaffali. Sembravano distribuite in base ad un preciso ordine nelle diverse sale del palazzo. Un'etichetta sulle tavolette identificava il vaso, identificava lo scaffale e la sala in cui questi erano collocati. Inoltre fu rinvenuta anche una sorta di catalogo che appunto in cui si elencava il contenuto posseduto di ciascuna sala. Si trattava ovviamente di una biblioteca organizzata riservata all'uso esclusivo del sovrano e dei suoi più stretti collaboratori. Con la fine di queste civiltà cessarono di esistere queste raccolte di testi, ma comunque si erano ormai poste le basi per quei processi che poi caratterizzeranno le più evolute biblioteche dei secoli successivi. Come abbiamo visto, le civiltà mediorientali sono state studiate solo a partire dai recuperi archeologici,
La conoscenza della civiltà ebraica passa invece, oltre che per la ricerca archeologica, anche attraverso una raccolta che ha dimensioni librarie ma anche bibliotecarie, cioè la Bibbia, intesa proprio come biblioteca. La tradizione scritta ebraica è giunta fino a noi direttamente nella forma di una collezione di testi. Dopo una prima fase in cui è stata prevalente l'oralità nella trasmissione dei racconti sui patriarchi e sull'Egitto, a partire dal X secolo avanti Cristo si inizieranno a mettere per iscritto tutte quelle tradizioni circolanti appunto fino ad allora. La varietà di questi scritti sacri e il loro connettersi anche secondo un ordine ha fatto sì che la Bibbia negli inventari del primo Medioevo fosse nota anche con il termine proprio di biblioteche. Il mondo ebraico, anche rispetto quindi al mondo greco che vedremo a breve, sente molto prima il desiderio di organizzare in una raccolta la propria tradizione di sapere e anche di esperienza religiosa. Appunto, veniamo ora alla Grecia. Nel V-IV secolo avanti Cristo, come sappiamo da fonti archeologiche unitamente a fonti storiografiche e letterarie, aveva raggiunto livelli culturali altissimi. Ma la cultura greca delle origini non utilizza subito la scrittura, anzi vive dentro una memoria narrativa più che sulla comunicazione scritta. Molti filosofi di quel periodo predicavano proprio il rifiuto a mettere per iscritto la loro sapienza, primo tra tutti Socrate appunto. Nello stesso periodo, tra il IV e il III secolo a.C., con la diffusione sempre maggiore della scrittura, iniziò probabilmente a diffondersi quello strumento che solo successivamente sarà chiamato biblioteche, con il significato semplice proprio di contenitore di libri, senza altri caratteri. La biblioteca quindi non nasce subito come un istituto culturale preposto alla conservazione ordinata e alla diffusione del testo scritto. Inizialmente essa è a servizio di una cultura dell'oralità. In ogni caso, in questo periodo appunto ad Atene cominciarono a costituirsi raccolte librarie legate appunto alla collettività. Dalle fonti sappiamo che i documenti più importanti, i testi sacri ma anche i testi delle tragedie appunto, venivano custoditi nei templi. Inoltre in questo periodo cominciano a diffondersi le botteghe libraie, i copisti, e quindi comincia ad esserci la possibilità di acquistare, alcuni acquistavano libri. Ecco, questo era percepito dai più come una stranezza. Abbiamo una testimonianza di Aristofane appunto, che prendeva in giro Euripide appunto per la sua passione di acquistare libri e di raccoglierli. Ecco, la prima biblioteca del mondo greco è stata quella della scuola aristotelica, nella tarda età classica. Non si trattava di un'istituzione pubblica, essa si costituì come un deposito di libri utilizzati a supporto delle lezioni all'interno della scuola stessa. Un aspetto fondamentale di questa biblioteca sta proprio nell'ordinamento categoriale dei libri presenti. La loro organizzazione infatti rispecchiava la struttura del pensiero aristotelico. Non a caso poi il pensiero aristotelico si diffuse parallelamente a biblioteche sempre meglio organizzate, a partire da quella di Alessandria. Ed è proprio la biblioteca di Alessandria il simbolo del profondo mutamento sociale e culturale dell'età ellenistica. Epoca caratterizzata dalla diffusione della lingua e della cultura greca in tutto il mondo. L'opera letteraria, che nell'età classica era legata, come abbiamo visto, ad una fruizione orale, ora si lega sempre di più agli essi scritti. Questo, insieme alla diffusione di una lingua comune, che era il greco, appunto, contribuì alla nascita di grandi biblioteche di Stato che i re ellenistici istituirono nelle varie province dell'impero. La biblioteca di Alessandria, come altre biblioteche orientali, ebbe come modello proprio quella aristotelica. Strabone ci riferisce che il mediatore tra la Grecia e l'Egitto, perché appunto come arrivano, come queste biblioteche organizzate, come cresce la biblioteca, come si organizza. Strabone ci dice che il mediatore tra la Grecia e l'Egitto fu un allievo di Aristotele, che trasferitosi in Egitto diventò consigliere del Diadoco sotto i Tolomei, e furono proprio costoro a fondare e poi ovviamente a dare impulso e a prestigio alla biblioteca di Alessandria, che fu appunto fondata nel 305 avanti Cristo. Dalle fonti a nostra disposizione sappiamo che la biblioteca alessandrina era composta da due sedi, c'era il museo e il Serapeion. Il museo, la biblioteca del museo incluso nel Palazzo Reale, era la biblioteca più importante e più ricca, mentre il Serapeo era una biblioteca che si trovava all'esterno del palazzo ed era molto più modesta.
La biblioteca del museo era appunto considerata biblioteca di Stato, non nel senso moderno del termine, quindi non era una biblioteca pubblica aperta a tutti. Era invece una biblioteca di studio e per studiosi, riservata ai dotti stipendiati dal sovrano, da loro diretta e abitata. La raccolta libraria era a servizio quindi di poche persone, di quelli di un'elite composta da filologi, poeti, eruditi e scienziati, un'elite che lavorava con i testi, li riproduceva e ne valorizzava i materiali. E quindi nasce la Biblioteca di Alessandria come un'esperienza filologica, ovviamente, non solo luogo di conservazione di rotoli, ma proprio lavoravano su quel materiale e producevano. In una realtà di studio così complessa si allestirono inoltre, oltre ai commentari, ai corpore di autore, e alcuni anche strumenti bibliografici. Pensiamo ai Pinacoteca di Gallima, che ora non sono più tavolette in cui ci sono scritte poche informazioni sul contenuto dell'opera, ma diventa proprio un vero e proprio inventario critico, una sorta di storia letteraria suddivisa in sezioni e ordinata alfabeticamente. Con la Biblioteca di Alessandria nasce anche la figura del bibliotecario erudito, che era appunto a capo dei dotti del museo e dirigeva le ricerche. Le grandi biblioteche orientali esercitano ovviamente un fascino e una profonda influenza sul mondo romano. Fonti memorialistiche, letterarie, erudite, ma anche importanti ritrovamenti archeologici ci informano su come a Roma le prime biblioteche fossero biblioteche private. E solo all'inizio dell'impero, quindi occorrerà aspettare molto tempo, all'inizio dell'impero cominceremo ad avere le biblioteche pubbliche. Man mano che i domini di Roma si espandono nel territorio del futuro impero, vengono ricompresi anche centri di cultura greci e alessandrini, con le loro rispettive biblioteche. Nel secondo secolo avanti Cristo, generali aristocratici, tra cui Lucio Emilio Paolo, iniziano a comprendere nel loro bottino di guerra non solo più ori, armi e schiavi, ma anche collezioni di testi. Loro quindi vanno, conquistano e portano a Roma i libri che trovano in Oriente. Lentamente quindi, ma inevitabilmente, Roma inizia la sua trasformazione in centro di attività letteraria e culturale, indipendente da quelli che ha, dai centri che ha assorbito. Le famiglie nobili hanno le loro biblioteche, ma quasi a prefigurare l'avvento di quelle pubbliche, alcuni personaggi aprono le proprie collezioni private di rotoli a studiosi greci e a intellettuali romani. La collezione più rappresentativa e anche meglio conosciuta del primo secolo a.C. è quella di Cicerone, che ci racconta lui stesso. Sappiamo infatti che parte della biblioteca di Cicerone viene da quella di Silla, il quale, dopo aver espugnato ad Atene nell'86 a.C., portò a Roma la biblioteca di Apellicone di Teo, che aveva appunto la parte della biblioteca di Aristotele. Quindi a Roma arriva una parte della biblioteca di Aristotele. La biblioteca di Cicerone è una vera e propria organizzazione culturale, composta da diverse figure professionali impegnate proprio nella trascrizione dei testi, nell'allestimento delle collezioni, nella redazione degli inventari. Ecco, nel turbolento periodo che portò poi alla nascita del Principato, a Roma viene anche si assiste ad un rinnovato impegno civile che si riflette anche sul piano della produzione culturale. Le biblioteche a Roma aumentano e iniziano ad essere anche pubbliche. La prima biblioteca pubblica risale al 39 a.C., quando appunto Gaio Asinio Pollione, sconfitti i Parti, tornò a Roma con i loro libri, e questo gli permise di realizzare un progetto di Cesare, che era l'idea appunto di aprire una biblioteca pubblica sul modello di quelle orientali. Dopo Pollione, Augusto aprì le due successive biblioteche pubbliche. E di queste biblioteche ovviamente non restano che testimonianze scritte e alcune vestigia, che ci dicono appunto che gli architetti romani progettarono delle strutture composte da due sezioni, e quindi due sezioni di collezioni librarie, una parte latina e una parte greca. Una biblioteca di cui ancora oggi rimangono importanti testimonianze è quella fondata dall'imperatore Traiano nel foro omonimo, appunto, la biblioteca Ulpia, che constava in due sale non affiancate come quelle che c'erano state fino ad allora, ma posta l'una di fronte all'altra. Di questa biblioteca oggi a Roma possiamo osservare una cosa molto importante, che si trovava proprio nell'arco della biblioteca, cioè la colonna Traiana, che era appunto, si trovava nella
appunto era visibile, era soppalcata, quindi era, immaginiamo questa biblioteca soppalcata, e ci si poteva, si saliva salendo sui diversi piani della biblioteca, si poteva leggere tutta la colonna che era appunto scolpita a basso rilievo con le gesta dell'imperatore. Dunque, le biblioteche imperiali erano frequentate da utenti colti che si occupavano sia di discipline umanistiche che scientifiche. A partire dalla fine del primo secolo a.C., all'interno delle terme pubbliche iniziarono ad essere allestite raccolte librarie destinate ad un pubblico più ampio e interessato anche a letteratura di consumo. In generale, comunque, le biblioteche a Roma non erano ambienti silenziosi, ma luoghi destinati ai dibattiti culturali e alle letture ad alta voce. Il personale non era costituito da dotti filologi come era nel mondo greco, ma erano per lo più schiavi o liberti, propriamente i librari. Che cosa succedeva? Nel IV secolo a Roma si contavano 28 biblioteche pubbliche. Quindi questo dimostra come la capitale dell'impero fosse caratterizzata da una forte presenza di libri, frutto di una cultura scritta ormai molto diffusa e ben collegata anche ad una forte editoria. È proprio in questo periodo, infatti, che matura una nuova forma di libro, dal rotolo si passa al codice. A partire dal IV secolo, per Roma e in generale per l'Occidente, inizia però un declino dovuto a diverse ragioni. La deposizione dell'ultimo imperatore d'Occidente nel 476 d.C., con la sua deposizione il centro del potere si spostò in Oriente e a mano la grande rete di biblioteche di Stato cominciò a venire meno. E il passaggio dal rotolo al codice fu una vera e propria rivoluzione. La diffusione del cristianesimo determinò la crisi della cultura pagana e la crescita della letteratura cristiana. Ecco, se a Roma decaddero le biblioteche di Stato, quelle private, tardo imperiali, avranno vita più duratura e giocheranno anche un ruolo fondamentale nella conservazione e nella trasmissione di testi considerati patrimoni di famiglia. È probabile infatti che molta della letteratura che sia sopravvissuta fino a noi, noi oggi ce l'abbiamo proprio grazie al passaggio in queste biblioteche private, dove si tramandavano testi ritenuti significativi per la storia della cultura romana e per la formazione di giovani. In queste realtà tali testi venivano anche curati filologicamente, confrontando diverse tradizioni. Uno di questi, un libro probabilmente proveniente da questi ambienti, è il Virgilio Romano. Sul libro troverete il link e potrete andare a vederlo perché è bellissimo. Attualmente appunto è conservato in Biblioteca Vaticana e contiene appunto l'opera completa di Virgilio. Si tratta di un esemplare tardo antico di un testo classico pagano assurto a simbolo della romanità e delle sue mitiche origini. Perché che cosa succede in questo periodo? Che il passaggio dal rotolo al codice, in un'epoca in cui appunto, come abbiamo visto, la cultura diventa sempre più di matrice cristiana, questa cosa coinvolse anche la scelta dei testi da tramandare, da trascrivere sotto la nuova, sul nuovo supporto. E quindi vediamo appunto le opere di alcuni autori cristiani tardo pagani, ad esempio Virgilio, che comunque rappresentava una cultura ancora sentita dalle grandi famiglie, vennero subito allestite in forme di codici perché appunto ritenute importanti. Chiudo. E in questo periodo, accanto alle biblioteche delle maggiori famiglie romane e alla decadenza delle istituzioni pubbliche, iniziano a svilupparsi le scuole cristiane, prima in Oriente e poi in Occidente. Diventeranno queste sedi di studio, di trascrizione, di trasmissione delle sacre scritture e anche delle opere degli autori cristiani. Accanto a queste realtà nasceranno nuove istituzioni di conservazione, ovviamente di fruizione dei libri. E per le epoche successive, appunto, ora lascio la parola alla collega, e comunque sul Medioevo poi ci saranno dei capitoli belli, densi sul nostro manuale. Benedetta. Grazie. Vedete la sintesi che cosa porta? Un sacco di dati, abbiamo tantissimi dati e tanti temi che abbiamo toccato. Adesso facciamo un salto enorme, fuggiamo di 1000 anni e vediamo che cosa succede alla fine di questo nostro cammino parlando di biblioteche in età umanistica, naturalmente in pochi minuti, però poi dopo, tanto per darvi sempre un assaggio. Allora, buonasera, e innanzitutto vorrei... Ok, scusa.
Allora, innanzitutto vorrei ringraziare Gabriele De Veris e lo staff della Biblioteca San Matteo degli Armeni per la disponibilità e l'ospitalità con cui sin da subito hanno accolto la nostra proposta di presentare in questa sede il nostro volume. Colgo l'occasione per ringraziare anche voi che avete scelto di partecipare all'incontro e ovviamente al professor Manfredi che ci ha proposto questa bella occasione di scrivere il libro e anche al presidente AIB dell'Umbria Mario Coffa. Mi presento, sono Francesca Cursi e ho collaborato alla realizzazione del libro Per una storia delle biblioteche dall'antichità al primo rinascimento come coordinatrice del gruppo dei coautori e come correttrice delle bozze che si sono susseguite prima di giungere a quella definitiva. Mi sono inoltre dedicata alla redazione di 4 paragrafi insieme al professore Antonio Manfredi e al mio collega Henry Paul Martino. Questi paragrafi sono inseriti all'interno dell'ottavo, nonché ultimo, capitolo del manuale, intitolato Le biblioteche in età umanistica, tra privato e pubblico. In questa breve relazione cercherò di fornirvi una panoramica degli argomenti che ho trattato nel libro, focalizzandomi sui più significativi. Prima di iniziare però vorrei menzionare le principali fonti bibliografiche che ho utilizzato. Le biblioteche del mondo antico e medievale a cura di Guglielmo Cavallo e in particolare il saggio ivi contenuto di Luciano Gargan, Gli umanisti e la biblioteca pubblica. Il testo di Giuseppe Villanovic, I primi umanisti e i classici latini, incluso in Il Petrarca, il primo umanesimo. Il volume di Leighton Reynolds e Nigel Wilson, copisti e filologi. Il saggio del professor Manfredi, Gli umanisti e le biblioteche tra Italia ed Europa, contenuto nel secondo volume dei Rinascimento italiano e l'Europa, a cura di Gino Belloni e Riccardo Drusi. Per ciascuna sezione presente nel manuale, oltre alla bibliografia adesso citata, ognuno di noi coautori ha approfondito le proprie conoscenze circa le tematiche di cui si è occupato grazie a ulteriori letture consigliateci dal professor Manfredi e attingendo anche a quanto emerso durante le sue lezioni del corso di storia delle biblioteche tenuto presso la Scuola Vaticana di Biblioteconomia. Rispetto a quanto esposto dalla collega Alessandra Mazzoccone, ovvero uno sguardo d'insieme sulle biblioteche dell'antichità sino ad arrivare al V secolo, dunque al periodo in cui si assiste al declino dell'impero romano d'Occidente, all'inizio del Medioevo, all'affermarsi del cristianesimo, in questo intervento farò un balzo temporale di circa 1000 anni e cercherò di far luce sulla realtà bibliotecaria durante l'età umanistica, mostrandone gli aspetti generali e dedicandomi più accuratamente alle vicende legate al patrimonio librario di Francesco Petrarca, una delle tre corone della letteratura italiana degli esordi. Tra il XIV e il XV secolo c'è stata la cosiddetta riscoperta dei classici. Come spiegato da Reynolds e Wilson nel loro volume Copisti e filologi, essa è consistita nell'operosità degli umanisti a far rivivere attraverso il diaframma di una società cristiana gli ideali dell'antica Roma, di rianimare l'intera eredità culturale antica e portarla ad influire sulle forme di pensiero e di letteratura del tempo. Ma in che modo gli intellettuali dell'umanesimo riuscirono a concretizzare questa loro aspirazione? Frequentando assiduamente biblioteche di conservazione di epoche remote, per lo più monastiche e capitolari, per studiare, ricopiare, collazionare con piglio filologico e rimettere in circolazione le opere lì custodite, appartenenti ad autori della cultura classica pagana, come Cicerone, Tacito, Livio, Seneca, e dei padri della Chiesa come Agostino, Ambrogio, Girolamo, non più impiegate nei percorsi di formazione contemporanei. Gli umanisti poterono osservare da vicino le differenze strutturali e funzionali che sussistevano tra le antiche biblioteche di conservazione e quelle coeve di consultazione conventuali. Le prime erano state istituite con lo scopo di custodire i manoscritti in armadi e casse per poi poterli leggere altrove, ad esempio nel chiostro, in chiesa o presso le stanze dei monaci. Inoltre, questa tipologia di biblioteca monastica era strettamente connessa con l'attività dello scriptorium, lì presente, e necessario per l'incremento del patrimonio librario. Col passare dei secoli, invece, si andò ad affermare la biblioteca di consultazione, deputata dunque non solo al luogo di conservazione dei codici, ma anche alla loro lettura. In che modo? La sala bibliotecaria, per lo più realizzata a impianto basilicale con una o tre navate, era attrezzata con una serie di file di panche e di banchi,
su cui erano disposti i volumi, ben ancorati ad essi, da apposite catene. Un'altra parte dei libri, invece, di solito quelli posseduti in duplice copia oppure di minor valore, erano collocati in un ambiente più piccolo, la biblioteca segreta, utilizzata come deposito per i libri che invece potevano essere dati in prestito previa compilazione di un apposito registro. Gli umanisti, grazie alle loro ricerche presso le biblioteche, portarono alla luce codici antichi, ormai dimenticati, i quali anche nell'aspetto e nelle fattezze differivano dai manoscritti coevi, sia per quanto concerneva il tipo di scrittura, dovettero imparare a interpretare le ormai desuete capitale, unciale, carolina, beneventana, sia riguardo alla disposizione del testo. Trovarono di rado commenti a margine o apparati di consultazione, diversamente da quanto si verificava nella produzione del basso medioevo, sia per quanto afferiva alla lingua. Si imbatterono di fatti in opere composte in una lingua latina di alto livello e in altre redatte in greco o in ebraico. Tra i primi artefici di questo metodo di ricerca e di studio troviamo i preumanisti, un gruppo di giudici e notai di Padova, quali Albertino Mussato, Lovato Lovati, Rolando da Piazzola e di letterati afferenti all'ambiente toscano, primo fra tutti Francesco Petrarca, a cui seguirono il suo amico Giovanni Boccaccio e gli umanisti Cosimo De Medici, Poggio Bracciolini, Coluccio Salutati, Luigi Marsili, Niccolò Niccoli, giusto per citare i più noti. Essi arricchirono le proprie raccolte librarie con testi classici, pagani e cristiani, ritrovati nelle biblioteche tardoantiche e romaniche, che provvidero a ricopiare personalmente o su commissione. Tra le loro scoperte significative possiamo annoverare l'orazione ciceroniana Pro Archia Poeta, rinvenuta da Petrarca a Liegi, oppure il De Lingua Latina di Varrone e la Procluentio di Cicerone, recuperate dalla biblioteca del monastero di Monte Cassino, da Boccaccio, con l'ausilio dell'amico Zanobi da Strada, così come un codice contenente scritti di Tacito e Apuleio, fatto allestire dall'abate Desiderio nell'XI secolo. Oppure le epistole ad familiares di Cicerone, ritrovate grazie a una ricerca intrapresa per conto di Coluccio Salutati presso la Biblioteca Capitolare di Vercelli. Gli umanisti, ricollegandosi alle celebri biblioteche pubbliche dell'antichità, auspicavano che anche le autorità politiche dei loro tempi si facessero carico di creare e finanziare biblioteche di Stato, aperte non solo alla propria cerchia di familiari, amici, cortigiani, bensì a un pubblico più ampio di studiosi, affinché potesse crescere il prestigio e la cultura delle città che le ospitavano. Diversi governanti recepirono tale intuizione, tant'è che in età umanistica vennero fondate le biblioteche dei Visconti e degli Sforza a Pavia, dei Malatesta a Cesena, dei Montefeltro a Urbino, dei Medici a Firenze e degli Aragonesi a Napoli. Esse erano simbolo di lustro, mecenatismo e dominio culturale per queste famiglie influenti nella scena politica dell'epoca e che si dimostrarono attente non solo alla qualità, alla quantità dei libri della propria collezione, ma anche alla loro qualità estrinseca, facendo allestire volumi che avessero belle decorazioni, illustrazioni e legature. Un'altra raccolta libraria prestigiosa, fondata durante l'umanesimo e tuttora esistente, seppure collocata in una sede differente da quella originaria, è la Biblioteca Apostolica Vaticana, voluta dall'umanista, cardinale e teologo Tommaso Parentucelli, quando divenne Papa Niccolò V nel 1450 e successivamente avvalorata dall'atto ufficiale costitutivo del 15 giugno 1475, la bulla pontificia ad decorem militantis ecclesiae emanata da Sisto IV. Dopo il decesso di questo pontefice, il bibliotecario Bartolomeo Sacchi, più noto come il Platina, si dedicò a un intenso lavoro di catalogazione che portò all'individuazione di oltre 2500 manoscritti, una dotazione notevole per l'epoca e che comprendeva per lo più testi in latino e in greco, a cui erano affiancati anche diversi volumi in lingue orientali come l'ebraico e l'arabo. Da evidenziare inoltre la distensione della raccolta vaticana in facultates, in quanto abbracciava più campi dello scibile, seguendo una ripartizione anche visiva tra i libri d'ambito sacro e quelli non inerenti alle tematiche religiose.
Giungiamo ora a parlare della biblioteca di un personaggio decisivo per la nascita e l'affermarsi dell'umanesimo, Francesco Petrarca, vissuto tra il 1304 e il 1374. Letterato, filologo, poeta, che divulgò il proprio sapere tra l'Italia e la Francia. Sappiamo che disponeva di un copioso patrimonio librario a cui teneva particolarmente e che incrementava a seguito degli studi condotti sui manoscritti custoditi nelle biblioteche in cui si recò. Nonostante l'affezione verso i propri libri, Petrarca era solito prestarli agli amici, così come si evince dalle sue lettere, e annotarli a margine. Proprio grazie alle postille è stato possibile individuare diversi volumi a lui appartenuti, facendo un confronto calligrafico con le sue opere autografe, che si sono conservate sino ai nostri giorni. Come si è verificato, per due manoscritti dei Rerum Vulgarium frammenta, ora Vaticano Latino 3195 e Vaticano Latino 3196, e dunque facenti parte della Biblioteca Apostolica Vaticana. Questi codici sono rientrati in un piano di digitalizzazione grazie al quale sono liberamente consultabili online. Da una ricognizione di quanto emerso, si ha conoscenza che tra i volumi in possesso di Petrarca c'erano per lo più opere in latino, dei classici pagani e dei padri della Chiesa, ma non mancavano all'appello alcuni testi in volgare come la Commedia di Dante Alighieri, altri in greco come testi di Omero e Platone, e altri ancora della cultura medievale. Inoltre è interessante sapere che il poeta possedeva più esemplari di una medesima opera, probabilmente perché utili per il suo lavoro filologico sui testi. Tra i codici appartenuti a Petrarca, uno celebre è indubbiamente il Virgilio Ambrosiano, conservato per l'appunto presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano e contenente le Bucoliche, le Georgiche e le Eneide di Virgilio. Questo libro è impreziosito da una miniatura sull'antiporta che Petrarca fece realizzare dal pittore Simone Martini e che raffigura Virgilio con le proprie opere. A proposito di opere, logicamente la biblioteca di Petrarca comprendeva anche gli originali dei suoi componimenti. Ma cosa ne è stato dei volumi di Petrarca in seguito alla sua dipartita? Come dicevamo, egli era molto legato ai suoi libri e auspicava per essi un futuro duraturo. Prendendo esempio da personaggi illustri dell'antichità che fecero erigere biblioteche liberamente accessibili agli eruditi dei loro tempi, Petrarca congetturò e si impegnò affinché il suo patrimonio librario potesse essere gestito da un'istituzione di Stato che ne curasse anche la buona conservazione a vantaggio degli aristocratici e degli intellettuali che li avessero voluti consultare e a gloria del suo nome quale uomo di cultura. Fu così che Petrarca individuò nella Repubblica di Venezia il soggetto con cui stipulare tale accordo. In cambio il poeta chiedeva per sé l'usufrutto vitalizio di una dimora nella città lagunare. Il Maggior Consiglio veneziano il 4 settembre del 1362 si espresse favorevolmente, ma successivamente insorsero degli impedimenti e il progetto non venne realizzato. Da questa vicenda si resta colpiti dall'ambizione e dallo spirito di iniziativa di Petrarca, nonché dal suo amore per i libri, perché se fossero stati presi in carico dal governo veneziano, egli aveva espresso esplicitamente che non dovevano essere venduti o separati. Viceversa, occorreva sistemarli in un luogo sicuro, al riparo dal fuoco e dalla pioggia, affinché si conservassero perpetuamente per sua gloria e per utilità e piacere dei nobili e dei letterati cittadini. Come anticipato, non fu più possibile concretizzare questo proponimento, e allora Petrarca si rivolse a Francesco I da Carrara, signore di Padova, città nella quale il poeta visse l'ultimo periodo della propria vita, precisamente ad Arquat, come canonico della cattedrale. Dunque il poeta affidò una parte del suo patrimonio librario a Francesco I da Carrara, l'altra la cedette in eredità al genero Francescuolo da Brossano. Queste due porzioni della collezione petrarchesca hanno avuto due storie parallele, ma infine, in qualche modo, sono culminate nel primigenio intento del loro proprietario. Dopo alterne vicissitudini, sono entrambe entrate a far parte di biblioteche di pubblica utilità. Vediamo come e perché. I volumi di appartenenza a Francesco I da Carrara vennero a lui sottratti nel 1389 come bottino di guerra da parte di Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, che li portò con sé nel castello di Pavia, dove risiedeva, e che successivamente nel 1441 passò in mano a Francesco Sforza in quanto marito dell'ultima erede dei Visconti, Bianca Maria.
Di lì a poco, nel 1499, il re di Francia, Luigi XII, con le sue truppe riuscì a sopraffare l'esercito sforzesco, appropriandosi così sia del Ducato di Milano sia della raccolta libraria Visconteo Sforzesca, che fece trasferire nel suo castello in Francia e dunque nella Biblioteca Reale. A seguito della Rivoluzione Francese, tale patrimonio librario confluì nel primo nucleo dell'attuale Biblioteca Nazionale di Parigi. Tra i documenti lì presenti e appartenuti a Petrarca c'è ad esempio Libri Mei Peculiares, un elenco stilato dal poeta contenente i nominativi dei suoi autori preferiti. Facciamo ora un passo indietro e torniamo rapidamente all'altra sezione dei volumi di Petrarca, quelli che passarono al genero Francescuolo da Brossano. Ebbene, giunsero poi nelle mani del letterato Pietro Bembo, dopodiché a Fulvio Orsini, e con lui nel primo 600 all'interno della Biblioteca Apostolica Vaticana, a cui appartengono ad esempio i già citati manoscritti autografi dei Rerum Vulgarium Fragmenta, il canzoniere. Possiamo così constatare che l'auspicio di Petrarca, tutto sommato, si è realizzato. Alcuni dei suoi volumi si sono conservati nei secoli ed ora appartengono a due prestigiose biblioteche, la Nazionale di Parigi e l'Apostolica Vaticana, entrambe aperte a un pubblico di letterati e studiosi. Vedete, anche qua ci sarebbero tantissime cose da dire, ma non le diciamo, state tranquilli. Vi lasciamo liberi i cittadini e se ci sono delle domande siamo qua e cerchiamo di rispondere come possiamo. Sottolineo solo un aspetto, vedete, anche un po' il sistema delle nostre sintesi. Diamo un quadro, scegliamo un elemento, un personaggio, una situazione che spieghi un po' tutto il contesto, valorizzando un po' le figure che ci paiono principali. Ecco, questo è quello che possiamo dire del nostro lavoro. Vi ringraziamo sicuramente della vostra attenzione. Anch'io ringrazio davvero chi ci ospita stasera e speriamo di non avervi annoiato troppo, come si dice, no? Grazie intanto per le vostre relazioni sicuramente stimolanti e interessanti, che direi danno un'ottima presentazione di quello che è l'alunno. Do la parola al pubblico e spero abbia qualche curiosità, qualche osservazione. La prima è che esca la continuazione del volume e di non restare al XV secolo. Quindi, professore, avanti con tutti i collaboratori per fare anche la seconda parte, no? Se la seconda parte o la terza parte. Niente, è escluso del tutto che lei possa fare il continuo? Poi vi dico, raccogliamo qualche altra idea. Invece io volevo fare un salto verso la contemporaneità, adesso che le biblioteche vogliono appunto accentuare il loro valore relazionale, no, con i luoghi in cui ci si incontra. Avere il libro come oggetto della proposta è importantissimo, perché con quale spirito noi aggrediamo le persone? Qui abbiamo il titolo. Abbiamo tutta questa tradizione, anche se aristocratica, anche se colta nel senso quindi elitario, però c'è una tradizione, c'è un contenuto da condividere. Ecco, quindi il bibliotecario al giorno d'oggi ha più titolo di altri comunicatori, di altri aggregatori, per proporre un programma, un incontro alla cittadinanza che deriva da questa tradizione così importante. Sì, io sono uno di quelli che le ha lette a scuola, prima probabilmente delle ultime letture. No, la mia domanda era a livello proprio metodologico. Ci sono diversi capitoli che hanno dei punti che si incrociano e non tutti questi punti che si incrociano propongono la stessa visuale, la stessa visione. Ci sono alcuni io vado a memoria, ci sono alcuni temi giustamente dove ognuno di voi ha dato un po' anche una sua lettura che non sempre combacia. Allora, come avete cercato di combinare le cose, se c'è stato qualcuno che alla fine diciamo ha risolto i punti
dubbi o i punti discordanti, o se nel libro poi, ecco, ognuno è rimasto responsabile di ciò che scrive pienamente, nel senso che la conclusione che ha poi tratto dai suoi studi li ha mantenuti, anche se all'interno del libro questo può dare vita a interpretazioni non conformi. Una curiosità, una semplice curiosità. Ha detto che il professore un terzo dei testi manoscritti si trova in Italia o è di provenienza italiana. Se un terzo è in Italia, l'altra parte in quanto consiste all'estero, che per diverse ragioni, no, è andata a finire con le soppressioni, con le svendite delle case nobiliari, con le cessioni attraverso i vari regni europei. Quanto patrimonio c'è ancora in giro, che è un patrimonio italiano che purtroppo è andato disperso? Si può ipotizzare una cosa del genere? Aggiungo solo un'ultima riflessione che mi aveva colpito quando poco fa si parlava di un manuale che poi viene proposto anche agli studenti del corso, che ovviamente a differenza o distanza di 20-30 anni hanno un modo, una metodologia di studio differente, no? Si passava in carrellata, diciamo, i vari momenti della storia delle biblioteche, e più di una volta si è sentito il cambiamento di supporto, quindi anche alla storia. Ad oggi siamo nella piena fase di un cambiamento di supporto, no? Tra il digitale, l'ebook, il libro cartaceo. Quindi in che senso, prendendo questi spunti dal libro, ad oggi un manuale di questo tipo potrebbe essere riadattato alla nuova classe di studenti? Vado? Aspettate, mi prendo questo appunto. Eccomi, allora posso rispondere un po' io, poi mi date una mano, eh? Allora, prima di tutto, andare avanti nel volume, cioè con un secondo. La vedo facile e la vedo difficile nello stesso tempo. Questo volume viene da un'esperienza di diversi anni. Non escludo che andando avanti si creino le condizioni per un altro passaggio. Ce l'hanno chiesto in diversi, ne terremo conto. Che cosa mi frena? Il tempo, che fa i fatti suoi, purtroppo, e anche questo desiderio, ma non per non soddisfare. Teniamo conto che sulle biblioteche tra 600, 700 e 800 qualche strumento in più c'è. La storia delle biblioteche dell'800, del 700, dell'800 e anche del 900 in Italia è ben più conosciuta anche a livello di strumentazione manualistica. Quindi si può già contare su qualcosa. Ci sono per esempio i lavori buoni di Serrai, anche se ha una prospettiva metodologica molto diversa da questa. Ci sono adesso, c'è anche gli autori che si, i professori che si occupano di storia delle biblioteche delle università, per esempio, tendenzialmente insegnano storia delle biblioteche partendo dalle istituzioni, dal secolo dei lumi in poi. Per cui lì stiamo messi un po' bene. Un po' meglio. Il problema si pone nei secoli dell'Ancien Régime. Così mi attacco alla sua seconda domanda, cioè quanto del patrimonio culturale manoscritto e stampato prodotto in Italia si è disperso nel mondo? Tantissimo. Il problema è se, cioè, diciamo, dividiamo il problema in due per cercare di dare una risposta. Da una parte noi, veramente l'Italia in questo caso sto pensandola come regione geografica anche, quindi contemplo anche il Vaticano, nel senso che fa parte di... L'Italia è stata veramente un punto di riferimento per la produzione libraria per moltissimi secoli.
se voi andate a Magonza, vedete la statua di Gutenberg, che sotto un epigrafe in un bel latino in cui si dice quello che i greci non sono riusciti a fare, quello che i latini non sono riusciti a fare, i tedeschi sono riusciti a fare, cioè a smettere di far copiare i libri e di cominciare a produrli meccanicamente. È vero, però lo sviluppo della stampa senza l'apporto dell'esperienza tecnica italiana sarebbe stato molto differente da quello che è stato poi. Oggettivamente questa è una delle nostre grandi competenze, il fatto che da una parte questa cosa ci deve mettere in condizioni di difendere in senso positivo, di promuovere il nostro materiale manoscritto a stampa. C'è tra l'altro, devo dire, una coscienza molto diversa in 30-40 anni, è cresciuta la coscienza della gestione del proprio patrimonio librario. Vi faccio un esempio. Forse avete sentito nominare, una delle grandi, delle importanti biblioteche storiche di Firenze è la Laurenziana. Possiede oltre 10.000 manoscritti di provenienza medicea. La Regione Marche, come proprietaria, non i comuni, la Regione, che gestisce tutta una certa serie di patrimoni librari, anche in questo senso, devo dire anche comunali, gestisce lo stesso numero di manoscritti anche come valore della Laurenziana. Ecco, questo vi dà l'idea di cosa vuol dire. Abbiamo grandi centri librari, grandi raccolte librarie, ma anche piccole raccolte librarie disperse ovunque. E mi ricollego con quel che diceva il collega rappresentante dell'AI. Questa coscienza cresce e dobbiamo farla crescere sempre di più, anche nel senso dell'apertura, cioè della generosità, dell'accogliere anche la generosità con cui questo patrimonio, o quanta parte di questo patrimonio si dispersa nel mondo. E questo è importantissimo. Non so se ho risposto, ma questo per darvi l'idea anche qui di una dinamica. È importantissimo che noi non solo proteggiamo, ma facciamo conoscere. Un altro aspetto che avete toccato, che è veramente bello, Mauro ha letto una prima stesura. Eravamo molto avanti e abbiamo detto: dai, buttiamo le mani agli studenti, vediamo che effetto fa. No. Però c'erano. Sì. Allora, cosa è successo? Gli studenti gli ho fatto l'esame al libro. Mi sono molto, guardate, è stata un'esperienza interessante anche per me, no? Cioè, l'idea di mettere giù un corso, scriverlo, vederlo scritto insieme, condividerlo e poi farlo passare dentro una classe, due classi e sentire le opinioni degli studenti. Che impressione vi ha fatto? Vi trovate meglio, vi trovate peggio? C'è qualcosa che non va? E sono venute fuori una serie di osservazioni che poi ci siamo fatti carico. È vero, c'erano degli argomenti trattati due volte, ho trattato un po' di qui, un po' di là. Allora, a questo punto abbiamo fatto ulteriore sintesi, abbiamo cercato non solo di togliere quello che c'era in più, ma di collocare meglio in un disegno più organico. È chiaro che questo lavoro l'ho dovuto un po' fare io, perché dovevo tenere insieme tutto. Però anche alcuni allievi mi hanno aiutato, nel senso che, per esempio, Francesca mi ha aiutato a ricordarmi laddove comparivano. Poi abbiamo fatto un'altra esperienza, sempre per appaiare tutti questi materiali. Guardate, il materiale è tantissimo, avete sentito l'antichità, quanta roba c'è. L'archeologia ha tirato fuori un sacco di notizie sulle biblioteche antiche. Abbiamo fatto gli indici. Fare gli indici di un libro è fondamentale, aiuta tantissimo. I libri senza indici, stateci attenti perché vi fregano. Adesso è vero che con i sistemi informatici arrivate a trovare i nomi facilmente, ma gli indici costringono, ecco,
costringono l'autore o gli autori a rivedere il testo da un altro punto di vista. Allora, cosa ho fatto? Ho fatto fare gli indici dell'antichità a quelli che avevano fatto il Rinascimento e gli indici del Rinascimento a quelli che avevano fatto l'antichità, che così si sono riletti il libro e sono venuti fuori altre osservazioni. Ecco, piano piano la cosa mi sembra si sia un po' amalgamata, e quel discorso questa cosa qui, questo modo di operare, dal punto di vista anche pratico, dice una cosa, molto materiale di studio, manualistica, ma anche catalogazione, eccetera, ha bisogno di una relazione tra studiosi, tra scrittori, perché noi dovevamo fare un libro per una scuola e nello stesso tempo l'idea era quella di dire: non voglio imporre una visione, voglio che questa visione venga fuori anche da come questi studenti, questi allievi hanno recepito la materia, non so se rendo l'idea. E questo tanto per dire due cose che avevamo notato, era un problema, è uscito fuori dalle prime revisioni, abbiamo cercato non solo di rimediarlo ma anche di capire come farlo al meglio possibile. Ecco, qui un'altra cosa, la centralità del libro. È chiaro che le biblioteche comunque sono luoghi di conservazione, questo aspetto della conservazione c'è. Conservazione che però deve essere trasmissione, conservare per conservare non ha senso. Faccio sempre una battuta ai ragazzi quando mi dicono: come si fa a conservare un manoscritto perfettamente? Allora, c'è un sistema ottimo, consiste in questo: prendete una cassetta di zinco, metteteci dentro il libro, chiudetela, mettete una cassetta di legno, chiudetela, e un fornetto di cemento. Il libro si conserva, ma non lo leggete più. I libri vanno verso i posteri. Noi siamo i primi posteri. Capite la dinamica qual è? Cioè, dobbiamo accentrarci sul libro. Cosa sarà il libro nel domani? Allora, io faccio sto ragionamento. Non lo so se è sbagliato o giusto, ci sono persone tecnicamente più preparate di me a rispondere a queste domande. Però, 30 anni fa si cominciavano ad usare i computer per fare le edizioni critiche dei testi, si diceva: ah, oramai i sistemi molto razionalistici inventati nell'Ottocento per fare critica testuale salteranno completamente, adesso abbiamo gli algoritmi e chissà che cosa viene fuori, una cosa molto più oggettiva, molto più... Non è vero. La comunità scientifica ha beneficiato molto di più, non tanto di questi meccanismi algoritmici, ma piuttosto dalle grandi banche dati e dalla possibilità di internet di trasmettere immagini. Ma il libro di carta non è stato sostituito. Verrà sostituito nel futuro? Probabile. Abbiamo un problema però, che io butto lì, non sono tecnico. Il libro di carta corrisponde al sistema del codice, cioè di un libro fatto a fascicoli, rilegati insieme più o meno, ma anche staccabili. È un libro che ha un certo modo di aprirsi e chiudersi. Posso aprirlo a metà, davanti, dietro, sopra e sotto, e cercare in un certo modo. Finora, invece, se io utilizzo un libro elettronico, lo posso sistemare come libro, ma ho in mano un rotolo che gira. Cioè, siamo in un certo modo tornati indietro, tecnicamente. È vero che adesso rivoltate bene le pagine, eccetera, dei libri, poi andate sotto, ci sono le figurette, vi spostano piano piano, quindi potete andare a metà. Sì, ma si fa più fatica per adesso. È un po' più macchinoso quel sistema lì. Questo è un sistema ancora molto... 15 anni fa il mio collega professore di restauro mi diceva: vedrai Antonio che libri, che ancora una generazione poi resteranno solo oggetti archeologici.
Adesso, e lo chiamo per nome, Carlo Federici, non ci crede più. Vuol dire che abbiamo cambiato rotta? No, vuol dire che quella strada lì c'è. Ma che cosa succederà? Non lo sappiamo. Vi faccio un altro esempio. Digitalizzazione cosa significa? Significa che io posso prendere i libri, soprattutto quelli preziosi, ma anche quelli lì, digitalizzarli e avere il libro di carta, soprattutto quello prezioso, e la raccolta di immagini messa in modo tale che sembri un libro virtuale. È una raccolta di immagini che viene montata con un libro virtuale, non è un libro, eh. Non fatevi prendere in giro dalla gente. Bene. La Biblioteca Vaticana prima aveva e ha tuttora un grande deposito di 80.000 manoscritti preziosi, ce ne ha 180.000, 80.000 stanno in un deposito solo, che è reale, giusto? Cioè lì ci sono i libri veri dentro. E adesso sta costituendo un deposito di manoscritti virtuale, fatto di immagini di quei manoscritti che girano in un certo modo. L'uno soppianterà l'altro? Evidentemente no. L'uno aiuterà a conservare l'altro? Probabilmente sì, ma chi lo sa? Ma soprattutto l'approccio che noi studiosi avremo adesso dovrà essere diverso, perché non avremo più solo un deposito reale, ma avremo anche un deposito virtuale. A cosa porterà nelle conoscenze dei manoscritti questa cosa? Non lo so, ma ci sarà un apporto fondamentale. Capite quello che voglio dire? Noi non sappiamo che cosa faremo, ma possiamo dire andiamo avanti, perché il libro reale lo dobbiamo pure conservare. Va bene, tutta una serie di volumi non verranno più prodotti su carta, meglio, no. Pensate voi altri bibliotecari seri, non come noi che conserviamo per l'eternità, voi che conservate per il domani e avete pochissimo spazio. Se tanta roba non sarà più di carta, bene, avremo meno scarto da fare, tutta una serie di cose, alcune cose probabilmente continueranno ad essere utilizzate con la carta. Perché dire o sì o no? La stampa ha ammazzato il manoscritto? No, hanno continuato a produrre manoscritti e continuiamo a produrre manoscritti a carrettate, più di prima. Cioè il manoscritto non ha arrivato alla stampa, i libri non si fanno. Guardate, i libri greci non li hanno stampati per un altro secolo, secolo e mezzo, perché costava troppo farlo. Hanno continuato a scrivere manoscritti per tutto il 500, i libri greci e i libri orientali. Non valeva la pena farci la stampa, per esempio. Poi dopo no. I libri di musica hanno continuato a scriverli a mano fino all'Ottocento, tutta una serie di libri musicali, perché non valeva la pena stamparli, per esempio. Capite? Non priviamoci dei mezzi. Immaginiamo un mondo un pochino più complesso. Sto sbagliando, ditemi voi, eh. Cioè, basta, adesso usiamo. È chiaro che i gialli che leggo tutte le sere per addormentarmi, se li faccio su Kindle, non mi riempio la casa di cartaccia, no? Va benissimo quella roba lì, tanto la leggo una volta e poi la butto. Ecco. Dobbiamo probabilmente avere più immaginazione, non so com'è. O questo o quello non funziona mai. Chiudo proprio con questa, spero di aver detto mi dimenticavo questo. Insomma, abbiamo detto anche questa cosa che diceva. Cioè, alla fine il libro sta al centro, direi sì e no. Il libro sta al centro quando è in relazione con chi lo legge e con chi lo conserva. Cioè non è un feticcio, è anche una nave, è anche qualcosa che, come dire, trasporta qualcosa. O noi siamo in grado di leggerli e allora avremo una relazione, oppure abbiamo anche il diritto e il dovere di lasciarli ai nostri posteri, magari ci troveranno qualcosa che noi non siamo stati capaci di leggere. Quanti libri del 600 riempiono i magazzini della Biblioteca Vaticana e non li legge nessuno, e li butto perché non li legge nessuno, no, li lascio lì, magari tra 500 anni, tra 200 anni qualcuno li leggerà e dirà: caspita, interessante sta roba. Per cui abbiamo il dovere di aiutare chi verrà dopo di noi, e allo stesso tempo abbiamo la creatività per immaginare biblioteche con complessità differenti. È successo, eh? È
è successo. Quando l'umanesimo ha ripreso in mano in modo massiccio la conservazione del libro in termini anche pubblici, le biblioteche all'inizio erano solo latino-greche, poi hanno cominciato a metterci dentro i libri volgari, che prima non entravano, ma la Biblioteca Vaticana per anni ha rifiutato di ricevere nelle sue raccolte i libri a stampa. Gli stampati non venivano catalogati nel 400. La mia collega è impazzita, a un certo punto mi fa: Antonio, tu hai torto, non è possibile che succeda una cosa del genere, non ci sono stampati, ce ne sono pochissimi, non li tenevano, copiavano gli stampati per farne dei manoscritti, perché ritenevano che fossero più importanti questi, meglio rappresentativi a livello culturale. Quando il livello degli stampati è cresciuto, anche a livello di rapporto col lettore, è cambiato il sistema. Ecco, possiamo aspettarci anche questo, perché no? Se c'è un buon rapporto tra l'uomo, nel senso tra chi studia e il libro, le soluzioni arrivano, anche, come dire, facili. Avremo delle istituzioni che avranno bisogno di maggiore complessità. Faccio un'ultima osservazione, veramente, poi non vi rompo più l'animo. Questa è la biblioteca? Sì. Stiamo facendo silenzio? No. Siamo tornati all'età dei Romani? Sì. Nelle biblioteche si fanno le conferenze. Nella Biblioteca Vaticana di Sisto IV e di Nicolo V non si poteva parlare, erano biblioteche laboratori. Queste possono diventare anche biblioteche che sono raccolte di libri, ma anche luoghi di scambio, di confronto e di discussione, di lettura comune. È un altro. La storia ce lo dice, è successo anche questo, no? Ed è stato utile per quei tempi, perché non può essere utile oggi? Ecco, la complessità secondo me non va evitata, va affrontata con molto entusiasmo, che più c'è roba da cucinare e più si mangia bene da un certo punto di vista. Non so se è detto così. Comunque grazie tanto. Grazie a tutti per essere stati presenti. Ho particolarmente apprezzato verso la fine un richiamo a Mathieu, a Meong, due studiosi della comunicazione, a proposito di quello che si mantiene, cioè quando il manoscritto viene affiancato dalla stampa non scompare, ma anzi trova nuovo vigore e così via. Questo l'hanno scoperto, l'hanno studiato negli anni 60, ancora facciamo un po' ad accettarlo, e anzi dovremmo avere appunto la capacità di immaginare quello che potrebbe succedere negli anni e nei decenni a venire. Di storia, fine, destino del libro ci potremmo fare un altro incontro, perché negli ultimi 50 anni direi tante volte sono state fatte delle ipotesi. Negli anni 30 l'Associazione dei Bibliotecari Americani ha fatto un bellissimo volumetto immaginando le biblioteche del futuro, ed è molto interessante andarsi a rileggere quello che prevedevano negli anni 30 rispetto ai 50 o 100 anni successivi. Noi ogni tanto dovremmo fare anche un po' questi sforzi di immaginazione. Lascio un ultimo stimolo che ho visto emergere, che ogni tanto appare, però non appare mai in maniera forse consapevole e cosciente. Una storia della lettura, del libro e anche delle biblioteche è una storia del rapporto tra il libro e il tempo, tra le persone e il tempo. Perché le biblioteche oggi hanno ancora un senso, o in certi casi stanno riscoprendo un senso? Perché in un mondo che va sempre più veloce, questi sono luoghi dove uno si ritaglia uno spazio fisico e uno spazio temporale per sé e per sé con gli altri. Quindi questo è un tipo di approfondimento che personalmente mi piacerebbe sviluppare, che offro come riflessione, perché poi lo troviamo appunto percorre tutto il rapporto tra, insomma, l'uomo e la perlomeno la cultura scritta, il testo scritto.
grazie, vi invito a comprare il libro e poi volendo a bere qualcosa qui fuori. Grazie.